fino a sciacamme. Vai! E allora, che ci siamo venuti a fare qua? Ma, dico, Gwendalyn, ti sei guardata intorno? Sì, Embe. Questo è meglio dell'harem. Hai visto quanti boni? E tu ti sei comprata la tenuta da tennis, la racchetta? Certo, la tenuta da tennis, slancia. Ora poi che il bianco non va più da moda, sfina pure, insomma. Mette in mostra la merce al meglio. Te capi l'importanza? Ah, come dicono i grandi industriali, un oculato investimento. Vedi che l'hai capita pure tu, sbarbina! Beh, già che ci siamo, giochiamo, no? Sì, sì, gioca, gioca! Che stanno arrivando due! E mi raccomando, oggi proviamo l'assalto alla rete. Tieni presente che la tua racchetta è una baionetta, proprio l'assalto che ha baionetta. E concentrazione, come dico sempre, che è importantissimo. Concentrazione. Scattata una palla, un coppa la palla in lui. Marco, mi senti? Ammazza, hai fatto un tennisticidio. Dio mio, è tutta colpa mia. Ai, che male. Ma che colpa, è un caso. Un fortunatissimo caso. Marco, apri gli occhi, su, non mi fa stare preoccupata. Apri gli occhi. Marco, mi senti? Non apri gli occhi. Marco. Oh, madonna. Oddio, gli è arrivata la crisi mistica. È grave? Grave sì, pensa se quando rinviene non gli è passata e se fa prete. Una fregatura è niente, buono com'è.